Buon pomeriggio, ben ritrovati, Club Napoli All News, puntata del mercoledì. È chiaro che oggi, come al solito, lo sapete, siamo a metà con gli amici di Top Player, con Fortunautiero che arriverà intorno alle 17:30. Questa sera non c'è Club Napoli Night perché c'è la sosta per la nazionale. Torneremo mercoledì prossimo con un altro appuntamento serale. Ci avvicineremo a quella che è la sfida contro il Milan del 2 di aprile. Allora, come sapete, il mercoledì il padrone di casa è Francesco Rabona. Ciao Francesco, Ciao ben Francesco, ritrovato. buonasera a tutti. Con te ci fa Grande. piacere, veramente piacere averlo. Chiudiamo il telefonino. Era un piacere, era un L'hanno chiamato piacere. appena andato in diretta che lo Ma dovevamo mister salutare. qualche club forse? Qualcuno che lo Subito, chiama, immediatamente. qualcuno che lo O chiama, qualche qualcuno che lo chiama. creditore. Mister Bacio Terracino, ciao mister, ben ritrovato, grazie di essere con noi. Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti. E allora, diciamo che la settimana scorsa siamo stati incastrati in una situazione particolare, però il Napoli ha superato il turno, il Napoli ha preso il Milan ai quarti di finale e infatti voglio un vostro giudizio prima di entrare poi nel vivo della puntata, come abbiamo fatto ieri, puntata tematica sul reparto difensivo, oggi invece ci spostiamo nel centrocampo. È questa l'idea di oggi. Qual è la cosa che vi ha impressionato di più? E io non parlo della normalità, cioè qualcuno potrebbe dire Lobotka, no, è semplice da dire Lobotka. Oggi, come al solito, da voi, dai tifosi da casa, vi chiedo qualcosa di diverso, cioè come il centrocampo. Dombele. Ecco, potrebbe essere una novità Dombélé, potrebbe essere l'apporto di Elmas, il fatto che questa squadra a centrocampo ha trovato una quadratura che non è più soltanto Zielinski, Anguissa, ma ci sono giocatori importanti. Forse manca anche qualcosa a questo centrocampo. Potrebbe essere, e questo ve lo chiedo fra un attimo, potrebbe essere, tra virgolette, il reparto che ha meno soluzioni rispetto a difesa e attacco, perché se pensate che Demme non è entrato proprio, sicuramente quest'anno ha giocato pochissimo, lo stesso Gaetano che abbiamo visto col Torino, ma sul 4-0, non mi sembra forse il reparto che ha tante alternative, quindi ne possiamo anche parlare di questo. Però voglio sentire una battuta sul Milan, prima da Francesco, poi dal mister Bacio Terracino. Parliamo di un Milan che affronteremo tre volte in 15 giorni, un Milan che in campionato sembra essere, non dico allo sbando, ma quasi, però è chiaro che in Europa sarà tutt'altra partita. Allora, io avrei preferito un'altra squadra al posto del Milan, Perché? Dimmi, vai. perché i primi, io preferito il Benfica, anche se è una delle squadre che gioca meglio al calcio, però noi quando incontriamo delle squadre del genere andiamo a nozze, perché il Napoli quando trova delle squadre che gli lascia dello spazio, il Napoli mette in difficoltà qualsiasi squadra. Il Milan perché quando dicono che ha Maldini nella dirigenza, nella società, c'ha massaggiatori di un certo di tanti anni, ancora quella dirigenza là, in parte. Io che faccio calcio, La storia, come dicono tutti. Certo, la storia non va in campo, Franci, non però. va in gambo, però qua, ci sono molte volte, ci sono alcuni personaggi che quando parlano fanno la differenza. È Quindi Maldini, è Maldini uno di questi. il carisma Però della questo società. Napoli per me può abbattere qualsiasi ostacolo. E c'è un altro però. L'altro però che io ho preferito il Real Madrid. Perché Proprio subito, ta-ta. lui qua si scappa con Scaramanti, no? Lui ci illudo, lui rimaneva in semifinale, rimaneva in finale, però alla fine secondo me noi non riusciamo a vincere questa Champions, perché secondo me è impossibile, però nella vita mai dire mai. Invece tu incontrai il Real Madrid, facciamo caso che avevamo la fortuna di superarlo, Tu dici l'hai lì chiusa. potevi dopo sperare di poterla vincere. Tu Pronto il parli del mister, pronto. cosiddetto dentro fuori. Vabbè, è un'idea, Allora, mister. Francesco Sì. mi ha tolto le parole di bocca. Ah, anche Sì, tu volevi una anche squadra di livello. io no, non di livello, io volevo proprio il Real Madrid. Ah, proprio loro. Ma Ah. Sì, no, spiego il motivo, spiegacelo, spiego il ci ha motivo. chiamato, non No, c'è no, ma no, 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 ma non è un problema, spiegacela cioè, perché è spiego il bella motivo. questa Il Real idea. Madrid è vincitore della Coppa.
è campione del mondo di club. Certo. Per me la motivazione nel calcio, specialmente a questi livelli, fa la differenza. Ecco perché il Milan mi fa paura, perché è vero, i giocatori del Milan non sono di grandissimo spessore, però quando un calciatore viene chiamato in causa per dare tutto e darà tutto al 100%, io ho sempre timore. Abbiamo visto che la Salernitana ha pareggiato con il Milan, ok? E non va sminuito il Milan. Questo è un esempio. Voglio dire che quando c'è la motivazione, quando ci sono degli obiettivi, i giocatori si trasformano e danno il 150%. Va bene, dobbiamo dire che però contro, io la chiamo ormai così, la corazzata Napoli è difficile per tutti. Ecco, bravo. Perché io la chiamo corazzata ormai, perché ha menato il Torino. E menare il Torino, le squadre di Juric, vuol dire che hai tanta, tanta forza. Oltre la classe, il valore tecnico dei calciatori. Ma suonargliele di santa ragione al Torino, ma non di gol. Io intendo arrivare prima sulla palla, a vincere i duelli. Vuol dire che il Napoli è tanta, tanta roba. Non so se siete d'accordo. No, ma noi siamo d'accordo. Io mezzo su questa siamo analisi. D'accordo. Anche perché perciò è stato importante perdere con la Lazio. Bravo. Sì, quello sì, perché poi ha... ci ha fatto mettere due piedi a terra, perché lei la vita mai sottovalutata. Soprattutto in questo periodo che il Napoli sta facendo la storia, perché questa qua sarà la squadra più importante della storia. E ti dico anche perché. Perché il Napoli è una delle squadre più complete, con più varianti a disposizione. Neanche l'Olanda di Cruyff, il Milan di Sacchi, disponeva di queste varianti. Che Napoli non gioca solo il fraseggio, ti butta la palla in aria, può cambiare formazione, può fare diversi moduli, può giocare i centrocampisti, fanno i terzini fanno i centrocampisti, gli attaccanti esterni fanno le punte centrali. Questo è un Napoli completo. Beh, moderno. E io voglio aggiungere che questo Napoli corre. Ma corre come nessuno. Sono cannibali. Ma corre come nessuno, corrono. Io mi piacerebbe sapere quanti chilometri percorrono questi calciatori. Ah, ci sono questi dati. Sì, esistono. Sì, esistono. Non ho approfondito, però sono curioso di sapere ogni calciatore quanti chilometri percorre in una gara. E specialmente quelli che fanno i 90 minuti completi, perché giudicare poi il giocatore che esce al 65esimo, al 70esimo, non è facile giudicare questi parametri qua, ma il giocatore che fa i 90 minuti, sono curioso di sapere quanti chilometri percorre in una gara. Ti faccio una domanda subito, se Francesco... Vai. Noi allora, siamo in attesa che la regia se mi supporta, allora, visto per il collegamento. Vai. Stiamo parlando di preparazione atletica, di corsa, eccetera, eccetera. Poi ti faccio una domanda a te. Tu che sei un ottimo mister e abbiamo lavorato con uno dei migliori preparatori atletici al mondo. Giambino Ventrone. Secondo te, questo Napoli è forte perché ha un buon preparatore atletico, perché ha calciatori con queste caratteristiche, o perché ha fame? Io te lo dico senza sapere. L'esperienza, c'è un binomio che è importante. Lavorare bene sul campo e l'alimentazione. Perché l'alimentazione... E la motivazione? Quello non discute, quello è l'allenatore, il nostro guru che fa la differenza, riesce a motivare questi ragazzi, abbiamo parlato prima di motivazione. Però se vogliamo parlare nello specifico, dobbiamo parlare di una grande condizione, ma secondo me questi si alimentano benissimo. Oggi un atleta è al 50% preparazione atletica
e alimentazione. E in più, secondo me, loro lavorano tanto, ma tanto, con la palla. Perché loro, il fatto che hanno tutte queste soluzioni, vuol dire che loro, il 90% del loro lavoro è basato sul situazionale, con la palla. Non fanno lavoro a secco dove trascuri tante situazioni, no? Perché se perdi troppo tempo per lavorare a secco non puoi poi andare a risolvere tante problematiche. Ma questa squadra caccia sempre un coniglio. La partita con il Torino, mister, è stata fondamentale proprio per vedere quello che dicevamo adesso, questa fame, questa corsa forsennata, questa squadra che anche sul 4-0 continua a giocare con la voglia di segnare anche il quinto e di continuare a giocare, l'aggressività che abbiamo visto soprattutto dopo il vantaggio e quei 20 minuti dove il Torino ha un po' rotto gli equilibri. Bravo Meret, siamo stati bravi lì a contenere quelle due giocate. Poi dopo il Napoli ha cominciato a macinare gioco, è arrivato il calcio di rigore, all'inizio del secondo tempo il vantaggio con del 3-0. Insomma, veramente questa squadra, come diceva prima lei, è una squadra che insomma cannibalesca, insomma, che vuole vincere. Allora ci scrivono, giustamente, leggo Luigi Vingiani, diceva abbiamo pescato il Milan e non siamo contenti. Stiamo valutando le cose. Ragazzi, non prendete tutto come una critica, stiamo sempre parlando. Noi parliamo sempre prima. Se avessimo dovuto scegliere prima, pensando che non ti capitava questo Milan, quale squadra straniera, diciamolo più in questo modo qua, io avrei detto il Real Madrid. Ma non che mi dispiace, no, perché che sia arrivato sicuramente in questo momento non è il Milan, ecco, dei trofei, non è abbiamo visto un Milan perdere con l'Udinese, ragazzi, anche loro veramente non hanno. Poi non lo so, io l'ho sempre detto, ragazzi, fra 15 giorni potrebbe essere che il Milan ha riacquistato forma, potrebbe essere fatto il contratto a Leao e Leao ricomincia a giocare. Certo. Ci sono tante variabili in una partita. In ambito europeo, poi cambiano le cose. E meno male che Ibrahimovic non fa parte della lista Champions. Non fa parte della lista Champions? Non giocherà. Questa è una bella notizia che ho avuto e me la tengo stretta perché... Ah, non la sapevo, bravo mister, vedi, ci hai dato una notizia importante. Che non facendo... No, mi sono informato informato su questo. Perché temevo, questo calciatore se sta bene fisicamente. Ibra è sempre Ibra, ragazzi, non c'è poco da fare. No, ma la partita secca a me mi fa paura, perché questi giocatori si preparano per quella gara, poi si preparano e tu ti ritrovi davanti un colosso, non è il giocatore normale. Ma infatti, quello è. Allora dimmi Franci, no, volevo dire qualcosa. Secondo te Maldini entra nello spogliatoio già quando lo vedi camminare per fatti suoi, già ti fa qualcosa, no? Chi è cresciuto con Mito Maldini, Baresi? Sì, ma figurati, questo non uno dei miei idoli poi. Secondo te, entra nello spogliatoio, inizia a parlare. Ti carica, non c'è dubbio. 5-10 minuti, ti fa entrare in campo diversamente? Sicuramente, però io spero. Poi è l'avversario. Io spero che già abbia sparato tutti i suoi colpi. I calciatori si sono abituati, no, al suo parlare, perché però non loro, è un nuovo arrivato. È da due anni che ce l'hanno. Però lui al momento opportuno userà le parole che hanno usato i grandi che lo hanno allenato. Bravissimo. I Capello, i Sacchi. Perché poi tu ti ricordi quando hai avuto dei maestri, no? Ti vengono in mente e ti dicono, e tu ripeti le stesse parole che ti hanno detto in quella situazione, in una finale di Champions o che sia. Sì, va bene. Allora, ragazzi, io vicino alla pubblicità, poi avremo un ospite. Ci stiamo organizzando. Voglio darvi un po' di notizie perché purtroppo, per fortuna, è un giocatore, diciamo, di seconda linea anche quest'anno, per ora ha giocato solo una partita ed è stato acquistato dalla Sampdoria, però come vi avevo detto, maledette nazionali, arriva già il primo infortunato
ed ebbe Resischi con la sua Polonia, addirittura dovrà tornare, secondo i medici ci sarebbe una distorsione al legamento del ginocchio. Che si parla già di un non è gravissimo, però ci vorranno almeno un paio di settimane, se non di più, per riabilitarlo. È chiaro che noi abbiamo Di Lorenzo che è Robocop e non esce mai. Però ecco, nei cosiddetti turnover, visto che ci sono per esempio partite con Lecce, Verona, prima della Champions, dopo il Milan, abbiamo visto anche quali sono le partite, come si sono spostate le partite, tranne che si sta riparlando di questo 29 di aprile, che è uguale al 29 aprile quando vincemmo il secondo scudetto con il gol di Baroni, giocammo il 29 aprile alle 15, oggi rigiocheremo il 29 aprile alle 15. È chiaro che ieri ho cercato tutta la serata una data per la sentenza della Juve. No, perché io continuo a dire, ma quando si saprà dei 15 punti? E pare che ci sia una data del 19 di aprile, cioè che per me è lontanissima. Quindi il Napoli fino al 19 aprile non saprà chi è il secondo in classifica. In questo momento c'è la Lazio. Ad oggi è la Lazio. Oggi è la Lazio con tantissimi punti. Diciamo, però se arriva la sentenza della Juventus e potrebbero, non abbiamo detto che glieli daranno, potrebbero gli dargli i punti, il Napoli si troverà con la Juve a meno 15 e bisognerà capire poi che cosa succederà nelle partite successive. Quindi la data del 29 aprile mi sembra impossibile, però potrebbe essere, come dicevo io spesso, ho detto io, il 7 di maggio, che è un'altra data che incontreremo la Fiorentina ed è un'altra data storica. Comunque, tra le notizie di oggi, tanto calciomercato che io non vado ad alimentare, dico soltanto una cosa, perché c'è una smentita, ci ha scritto il collega della RAI Ciro Venerato, che ha detto che sui tabloid inglesi e su alcuni bookmakers si parlava di una trattativa per Firmino, e sembrerebbe che il Napoli ha totalmente smentito questa cosa scritta dal The Sun, perché il Napoli non è interessato a un giocatore che comunque già praticamente è in là con gli anni, e quindi poi avrebbe anche un tetto ingaggio abbastanza alto, quindi il Napoli ha smentito. Ma Ciro l'ha smentita o l'ha detta lui questa cosa? No, il Sun la scrive e lui dice, guarda, dice che ha sentito qualcuno nel Napoli, ha detto la smentiamo categoricamente perché non è un giocatore che ci interessa. Da Napoli? Non è un giocatore da Napoli, ma anche Napoli, per l'età, perché sì, Firmino adesso il calciatore non si discute. No, il calciatore però non si discute. Però non è nei profili che cerca il Napoli, solitamente. Poi ieri e oggi si continua a parlare di Osimhen con offerte tra i 100 e i 150 milioni, ma queste, ragazzi, le sentiremo soprattutto tutto questo maledetto periodo della sosta. Ha parlato ancora il sindaco Manfredi ai colleghi di Radio Marte per l'eventuale festa scudetto, però io credo che ci sarà una festa scudetto a fine campionato, che dovrebbe essere non solo a Piazza del Plebiscito ma in vari luoghi della città, con artisti e i calciatori protagonisti. Queste sono tutte notizie che vi do, diciamo, a inizio puntata, poi se ci saranno ulteriori. Ho ascoltato anche notizie. Io. L'hai sentito? Sì, mister. Sì, sì. E lui non parlava di una festa di quartiere, una festa cittadina. Cittadina. Infatti si parlava di Piazza del Plebiscito e lui immediatamente è intervenuto dicendo: non sarà la festa di Piazza del Plebiscito, ma una festa di Napoli, della città, è una bella cosa, completa. Dai. Vogliamo vedere una città azzurra. Lui ha detto che vuole vedere una città azzurra. Diciamo anche che i monumenti sono stati illuminati con l'azzurro, tra cui la fontana del Tritone a Piazza Municipio, lo sarà il Maschio Angioino, ma è per la nazionale. Però potrebbe essere una bella idea, caro Manfredi, di lasciarle anche per il Napoli. Lui lo diceva che le luci saranno azzurre per tutta la città. Questa sarebbe una bella cosa. Solo le luci. Il Napoli, il mister Spalletti ha dato tantissimi giorni di riposo, anche perché poi
si ricomincerà giovedì nel pomeriggio al training center Konami. Mister sta senza giocatori praticamente, ne sono partiti 16. Cioè, vabbè, Beresischi adesso che torna, ma è infortunato. Ragazzi, stiamo parlando di 16 giocatori, cioè tutta la rosa. Rimangono, sono rimasti fuori Mario Rui, Gollini, Zerbin, Gaetano, Demme, che pure non era... Fortuna per questi ragazzi. Non è a Milano, Gollini? Ho visto a Milano la foto... No, forse è andato in vacanza, cioè a fare un giro. No, pure Kvaratskhelia è andato a Milano con tanto di Ferrari nuova, mi pare. Beh, Mercedes, cioè, la tua ragazza lavora con l'Inter. Chi? La ragazza di Kvara. Ma veramente? Lavora con l'Inter Academy. Ah, questa non la sapevo, vedi, queste sono le notizie del nostro Rabona. Allora, noi siamo in attesa di un ospite, allora facciamo così, ce l'andiamo in pubblicità adesso. Poi aspettiamo di collegarci con un ospite e poi dopo, più tardi, apriamo le linee. Scriveteci i vostri messaggi 342 38 12 922. Vai! Eccoci qua collegati. Allora, come al solito, scriveteci anche al 342 38 12 922. Vi ricordo di parlarci del centrocampo e poi, come al solito, potete dire la vostra. Ringrazio anche chi ci aveva scritto ancora ieri e non eravamo riusciti a a rispondere ai tanti messaggi. Vi ripeto, non ci chiamate sul numero WhatsApp, il numero delle telefonate è 506 7764, ma apriremo le linee fra un pochino. Allora, vogliamo parlare di sto centrocampo, vogliamo parlare un attimo di quello che è sicuramente l'uomo in più, Lobotka. Oggi ha parlato, ha detto: giro sempre per Napoli, ma gira camuffato. Questa è simpaticissima, questa cosa. Aveva parlato anche Gattuso nei giorni scorsi, dicendo che lui non faceva quello che sta facendo adesso, cioè, certo, dà le colpe a Lobotka. Però Gattuso, prenditi le tue responsabilità. Io posso capire lo stato di forma, poi ti lascio la parola, mister. Però non puoi dire che Lobotka non ti faceva queste cose. Però, insomma, vai, dai, dimmi la tua. Io dico che con Gattuso il calciatore era 10 kg in più, prima di tutto. Sì. Però poi è dimagrito, poi però, è dimagrito. Poi è dimagrito. Okay, okay. È dimagrito. Ma tu un calciatore che gli dai fiducia, esattamente. Infatti, Demme era quasi un titolarissimo, facendo bene. Oggi non l'abbiamo mai visto, sono due anni che ed è un altro errore, questo è un altro errore, però perché è presente in più, però, l'America. Francesco, però io credo che il discorso di Demme, l'allenatore gli avrà detto: tu scegli che ruolo vuoi fare, perché tu non puoi fare, un calciatore non può fare tutto. Vuoi fare il cursore, vuoi fare il centrocampista di manovra, ok, allora secondo me lo sta indottrinando, cioè lo sta facendo diventare il sostituto di Lobotka. Ma non ti credere che è facile, perché io ho visto l'allenamento, che lui veniva chiamato in causa proprio prettamente nella posizione che occupava Lobotka. Invece lui è nato come un mediano, nasce mediano, un giocatore di rottura. Allora sta avendo una metamorfosi questo calciatore. Può darsi pure che l'anno prossimo, o tra due anni, che sia, ci troviamo un calciatore totalmente diverso, no? Che sia andato a scuola con Spalletti, e ci troviamo un calciatore totalmente diverso, anche lui di altissima qualità. Perché poi certe cose vanno allenate. Beh, ma lui ha altre caratteristiche. Sono pienamente d'accordo. Però io l'ho visto in allenamento essere il sostituto di Lobotka. Cioè, lui faceva un'esercitazione, Lobotka, cambiava Lobotka ed era Demme il suo sostituto. Non c'era nemmeno Gaetano. Che no, solita, io ma credevo, questo parli di Gattuso? No, di Spalletti. Ah, okay, sì. Nemmeno Gaetano occupava... Tanto è entrato Gattuso e Gaetano adesso, infatti, 7 minuti, infatti. Niente di che. Ma non era disponibile Demme quel giorno. È vero, quel giorno non era disponibile. Vabbè, lui sta cercando di fare delle rotazioni. Però io sono convinto che lui vorrebbe inculcare a Gaetano la posizione di Lobotka. Però io credo che sono due giocatori diversi. Mi permetto di dire, tu sei più attento, no, a addirittura cose. Questo calciatore, io ho fatto per molti anni la categoria 2000, per cui ogni volta che giocavo col Napoli me lo ritrovavo contro e mi faceva sempre gol, per cui io è un giocatore offensivo. Sì,
proiettato all'attacco. Non a caso a Cremona io l'ho visto sempre esterno, trequartista, ma mai a giocare in mezzo campo. I giocatori tecnici possono fare. Non ci dimentichiamo di Pirlo, che nasce trequartista e diventa il più grande centrocampista del mondo davanti alla difesa. Alla difesa, per cui, però erano un altro tipo di velocità. Può succedere, tutto può succedere. Perché questo calciatore, parliamo di Gaetano, un giocatore tecnico. Forte, tecnicamente. Ma tu dove lo vedresti, Gaetano? Ecco, perché vedi, proprio di questo centrocampo, a me dispiace vedere Gaetano... vedere Gaetano relegato veramente a 7-8 minuti, ma quando capita. Cioè, questo ragazzo che ha fatto il titolare a Cremona, forse doveva continuare a fare il titolare a Cremona, anche quest'anno, secondo il mio parere, così come si poteva ancora dare un anno Zerbin a una squadra anche di Serie A, come lo si è fatto con Zanoli, dove Francesco Rabona, qui è testimone, io lo devo dire, ragazzi, Francesco Rabona è l'unico, penso in tutte le trasmissioni sportive, ha detto Zanoli è un giocatore che poteva ancora rimanere a Napoli. Zanoli ha segnato anche con la Sampdoria, l'assist alla partita precedente, quindi è un giocatore interessantissimo, io sono contento che giochi. Però ti chiedo, dove lo vedresti Gaetano? Dimmi la posizione. Posso dirlo Botka. Io se fossi l'allenatore... Ah no, tu quindi lo vedi lì? Sì, sì. Non è che io lo vedo lì. Io non lo vedo in Serie A a fare l'esterno, perché ci vuole tanta gamba. Per giocare in Serie A ci vuole tanta gamba. Io non lui lo vedo. Però ha fatto il trequartista. Sì, il trequartista. No? Il trequartista. Ma il Napoli abbiamo visto che non gioca col trequartista. Per cui se io avessi in rosa... questo giocatore proverei a farlo giocare al posto di Lobotto, che insisterei, anche perché la struttura fisica, le movenze a me piace al posto di Zielinski. Non gioca perché c'ha Dombele, c'ha Hermann. Posto di Zielinski, io tutta la vita Dombele. Ma perché è più pronto, perché, più forte. Perché poi io tu lo sai come sono critico con Zielinski, no? Lo sai bene, sono anni che critico questo. Anche se sta giocando bene, le ultime due partite. Sufficiente. Nel Napoli giocano gli ottimi. Sì. Sono tutti ottimi. Lui è un giocatore da 6 sempre. Poi neanche. Io voglio dare mezzo voto in più. Ok, lui è un giocatore sufficiente, non è ottimo come tutti gli altri, perché l'altro centrocampista del Napoli, non lo botta, ragazzo di colore, Anguissà, è da 8 in pagella, è un fenomeno, ragazzi, quella è la vera mezzala, è il vero centrocampista, e poi io giocherei con Dembélé sempre. Al posto di Zielinski, no, ma perché, perché da forza. Io ti chiedo un'altra cosa, cioè in questo momento non gioca Zielinski, c'ha l'influenza Zielinski. Anguissà non lo tocchiamo perché non abbiamo, per me non abbiamo neanche il sostituto di Anguissà. Ecco, se noi dobbiamo trovare delle pecche a questo Napoli è il centrocampo per me, perché abbiamo un giocatore duttile che è Elmas, che ok, Spalletti gli ha fatto fare tutti i ruoli anche in attacco. Sì. Abbiamo il problema del sostituto di Lobotka, che per me non esiste. Per me il sostituto di Zielinski o è Elmas o è proprio Gaetano, però. Mentre su Anguissà non abbiamo. Dombele sì, è un Anguissà un po' camuffato, però non è quel giocatore allora, che ci aspettiamo. Cioè quello che fa Anguissà non lo fa Dombele. O no, o mi sbaglio? Quello che dici tu è perfetto, perché dobbiamo considerare il Napoli come gioca, no? Gioca con questa mezzala, parlo di Zielinski, questa mezzala che fa poca legna. Allora, se tu vuoi un giocatore tecnico e non uno che faccia legna, allora ecco che va bene anche Gaetano in quel ruolo lì. Però io se fossi l'allenatore, tutta la vita giocherebbe Dombélé in quel ruolo. Perché per me esistono sempre due mediani e un giocatore tecnico in mezzo al campo. Io, è una mia visione di calcio, è personale, è prettamente personale. Al posto di Anguissà farei giocare Elmas, però non ha le stesse caratteristiche. No, ma poi non c'è il fisico di Anguissà. Però c'ha gamba. C'ha gamba, ma non c'è. Non è quel livello, non è di quel livello. Perché Anguissà è quasi unico come calciatore, bravo. È quasi unico. Allora, tu con Lobotka e Anguissà hai trovato il calciatore unico.
È difficile anche trovare un altro in altri campionati. Non li trovi. Perciò dietro a qualcuno bravo che ha gamba, che sappia fare un po' tutto, ma non puoi trovare la coppia. Anche chissà recupera palla, guadagna, ruba palla. È il record del Napoli. No, record è Lobotka, è Lobotka. Ti sei lanciato in un bel, come dire, una bella situazione. Dobbiamo fare sempre differenza. Chi gioca in mezzo al campo, chi gioca laterale, perché sono giocatori differenti di caratteristiche. Tranne se non giochi con un centrocampo a due, allora tu metti due quasi con le stesse caratteristiche. Quasi, perché poi devi avere uno più rapido, uno più macchinoso, uno più tecnico, cioè devi avere questa. Però in linea di massimo, quando giochi a due, hai due giocatori quasi simili. Invece quando giochi a tre, bravo, devi avere un giocatore tecnico come Lobotka, che noi siamo super forti, e poi devi avere le due mezzali che vanno lì a recuperare palla, vanno a fare la fase difensiva quando si è in difficoltà. Invece, anche se noi Lobotka spesso si mette lì davanti in mezzo ai due difensori a fare la fase difensiva, il Napoli adotta un sistema di gioco abbastanza particolare e adeguato ai suoi calciatori. Però va bene così. Diciamo va bene. Ragazzi, allora io chiedo ai nostri Francesco. Stiamo cercando di contattare il mister. Eventualmente proviamo solo a farlo al telefono se non riesce a collegarsi. Intanto, Danny, caro direttore, sono d'accordo sul fatto di evitare il Milan, anche perché se non dovessimo farcela, brucerebbe di più per mano di un'italiana. Danny, anche questo ne abbiamo parlato, è chiaro che speriamo di no comunque. Ciao Francesco, sono Giacomo di Fuorigrotta. Notizia per i biglietti Milan-Napoli, settore ospiti. Guarda, io so che hanno iniziato la vendita degli abbonati al Milan, quindi per ora no. So che alcuni tifosi del Napoli già hanno acquistato, non lo so come, però sono riusciti ad acquistare alcuni biglietti, però non nel settore ospiti. Allora, poi Nando Scialla, caro direttore, questa è la bandiera che appenderò, mi manda la foto, a casa tra poche settimane. Sono di Caserta e da sempre tifo per il Napoli, spero che presto la mia città si colori d'azzurro, anche perché qui ci sono tantissimi rubentini mascherati da tifosi della Salernitana. Di veri tifosi rossoblu ce ne sono pochissimi, comunque oltre allo scudetto del Napoli, speriamo anche la Champions. Mi auguro che quest'anno la casertana ritorni in Serie C. Bene, Nando. Ma io credo che a Caserta ci sono tanti tifosi del Napoli. Tantissimi tifosi del Napoli, anche nella provincia di Caserta ci sono tantissimi tifosi. Allora, Angelo Caputo, buon pomeriggio. Il Milan si può caricare come vuole. Il Napoli, che sarà molto carico, visto che non si è mai trovato a giocarsi una semifinale. La cosa più importante è che il Napoli è nettamente più forte del Milan. Poi non si deve sottovalutare nessuno, i nostri ragazzi non lo faranno perché vogliono fare la storia. Poi il centrocampo del Napoli funziona perché sono perfettamente amalgamati, non sono d'accordo col discorso dei due mediani, il Napoli ha due registi a centrocampo che occupano due posizioni sovrapponibili, come due mediani non giocherebbero così bene. Va bene Angelo, questo è il tuo ragionamento. Antonio, ciao Francesco, vorrei il parere del mister su Kim. Beh, ma ne abbiamo già parlato, penso. Riesponiti, poi oggi stiamo parlando del centrocampo, però vai, Antonio ci fa una domanda su Kim. C'è questa polemica, c'è il collega Ciccio Marolda che ancora una volta anche è un provocatore. Ciccio Marolda in questo caso cerca di provocare, perché me lo auguro almeno. No, è perché è un problema suo, poi se continua sotto questo aspetto. Perché parliamo di un giocatore di profilo altissimo, cioè come difende lui, non ricordo pochi calciatori. Ho visto Cannavaro quando è a Discima e Baresi no, quando chiude. Ma Cannavaro quando ha fatto la finale di Coppa del Mondo, bravo. Di quel livello. Ho in mente quell'anticipo che lì entra, sì, lì al centrocampo, è così, lui lo fa sempre, lo fa sempre. Cioè, questi calciatori del Napoli. E ora io capisco anche perché l'allenatore li fa riposare poco. Io credo che questi calciatori, la maggior parte, abbiano delle caratteristiche aerobiche. Che cosa significa? Che quando tu sei un aerobico, hai bisogno di giocare.
non li puoi far riposare, perché l'aerobico purtroppo deve macinare chilometri. Ma non troppi però. Hai ragione, Francesco, pure io ero di quest'idea, però io ci ho ragionato su questa cosa. Sono le motivazioni che ti fanno passare tutti i dolori. E la voglia di arrivare. Io vedo che Osimhen, no? Che a partita 3-0, l'allenatore non lo toglie. Ascolta, facci caso, è più facile che incontri un calciatore che ti infortuna non giocando. No, quello sto dicendo. Perché quello che sta. Però sai, ci sono anche poi, ci sono anche situazioni così. Vabbè, comunque, ritornando a quello che dicevamo, il nostro amico continua a parlare di Kim. Nella squadra del Napoli non ho niente da dire di quello che stanno facendo, parlerò sempre solo di Kim. Vabbè, ok, ragazzi, che vi devo dire? Allora, ci salutano anche gli amici del club Centro Nord Sardegna, stanno facendo un bel, che cos'è, un bel raduno, vedo una tavolata, adesso provo a mandare in regia una di queste belle foto che avete fatto e le facciamo vedere. Ci fa molto piacere che siete sempre con noi e che ci seguite, assolutamente, quindi grazie, grazie, grazie di cuore a tutti gli amici che ci stanno seguendo. Ragazzi, allora io aspetto news sull'ospite, perché se non lo facciamo al telefono. Sì, allora, se... lascia del numero. Ok, benissimo, no, perché sennò veramente diventa difficile, poi forse lui non riesce a collegarsi, quindi proviamo a fare solo una telefonica, lo dico al nostro Davide che ha in questo momento il numero di telefono e fra un attimo avrai anche la foto del Club Napoli della Sardegna, e che quindi puoi far vedere ai nostri amici da casa. Club Napoli Centro Nord Sardegna, quindi tutto il gruppo di quella parte alta della Sardegna, sono tanti tifosi che vivono Costa lì. Costa Smeralda anche, Smeralda. diciamo che è sempre una bella zona, bellissima zona, e quindi fra poco la facciamo vedere. Allora, ritorniamo ancora un'ultima cosa sul centrocampo: perché Demme non gioca? Non è riuscito a trovare la chimica giusta anche con il nostro allenatore. È difficile, io credo che lui, ripeto, come dicevo prima, ha fatto la scelta di fare il sostituto di Lobotka. Facendo il sostituto di Lobotka, che è un giocatore insostituibile, purtroppo è costretto a guardarsi le partite. Se avesse fatto la scelta di dire io mi sento più un mediano laterale, forse sarebbe tranquillamente potuto essere il sostituto o di Zielinski o di Anguissa. Non ha quelle caratteristiche. Nel centrocampo a 2 forse hai ragione te. Sicuramente. Ma centrocampo a 3 è troppo differente da Anguissa e da... Sì, è differente, però potrebbe essere utile alla causa, perché è un giocatore che, a prescindere che prende un sacco di ammonizioni, perché questo giocatore inizialmente con Spalletti giocava. Poi, dopo 10 minuti già aveva un'ammonizione. Secondo me l'allenatore ha detto: io non posso finire le partite in 10, e gli avrà detto più volte, e l'allenatore ha dovuto fare delle scelte, perché poi gli allenatori fanno le scelte, le scelte anche in economia, proprio di quello che ti può dare un giocatore. Certo, se tu mantieni poi una determinata linea, caro mio, ti fai da parte poi. L'allenatore sta lì proprio per scegliere. Poi il Napoli non è che ne ha pochi, non è che di centrocampisti. No, ma pensa, c'è anche Zerbini, che poi vabbè, più spostato sulla fascia, più sull'esterno però non ecco, è un centrocampista Dombele, esterno. Io credo che Dombele finalmente, possiamo dirlo, è entrato nel gruppo. Sì, oggi sì, c'è, sì, Dombele sì, ha 45 minuti di gioco, sì. Cosa che prima casomai ci preoccupavamo che insomma non le avesse. Oggi Dombele può partire anche da titolare, anzi secondo me qualche volta lo farei partire da titolare. Io già da tempo. Allora, mi fai rivedere la foto, perché non ho visto il ritorno, scusatemi. Quindi voglio, eccoli qua, gli amici della Sardegna, li salutiamo, che hanno fatto, penso, un bel raduno. Guardate là, tutti con le maglie, con i loro vessilli. Li salutiamo, li ringraziamo.
e li aspettiamo sempre per questa situazione. Ma quando vede l'età non ci vede più. No, che c'è a 6, ma quanto sei, sempre, sei terribile. Allora, preparati per Milano, preparati. Sì. Allora, andiamo in pubblicità adesso, dai, perché così vediamo di organizzarci con gli ospiti, poi vorrei aprire anche un po' la linea. Dai, allora, pubblicità. E allora, eccoci tornati, regia, appena hai notizie per avere il nostro ospite ti ringrazio. Intanto diciamo che oltre all'Azzurro Napoli c'è tanto azzurro anche nazionale. Giovedì c'è la partita, domani sera c'è la partita al Maradona contro l'Inghilterra. Non sarà una partita semplice, è chiaro che i tifosi del Napoli pare che oltre 40.000 persone hanno già acquistato i taglianti, questa è una bella cosa. Dai. Allora, prima di parlare della nazionale, un po' di nazionale, sì, no, vabbè, volevo fare gli auguri al nostro presidente Carmine Dascone. Bravo, un abbraccio forte a Carmine Dascone. A Carmine Dascone e tutta la famiglia che oggi compie gli anni. Per noi, per me e per mister Bacio da Cile è stato il nostro mentore, no? Il mio maestro. Fonte di ispirazione. Sì. Grande, ma poi grande opinionista pratico, televisivo, è stato tante volte ospite. Ho collaborato 15 anni con la famiglia Tascone, è stato un piacere e un onore prima di tutto. E io ho fatto un po' di professionismo, no? Sempre giovanile, ma il professionismo l'ho fatto con lui veramente, perché era un professionista in tutto, curava ogni minimo particolare e faceva il calcio. Io sono innamorato di quell'epoca, di aver fatto quel calcio. Allora ragazzi, però abbiamo il mister Franci, presentacelo tu, ringrazio. Abbiamo a telefono il mister Sandro Nedi, grande allenatore, scopritore di talenti. Ah, che bello, che grande bello. Grande persona di cultura, un uomo... Di grande attenzione per il calcio. Sì, calcio giovanile. Buonasera mister, grazie di essere con noi, ci sente? La sento. Bene. Ho visto anche le parole, ho ascoltato di Mauro, con grande piacere. Grazie Francesco Rabona, mister Bacio Terracino con me in studio, la ringraziamo per la sua presenza. Poi dopo però voglio sapere i giocatori che ha scoperto, ne voglio sentire un po' di giocatori, però no. Caro mister, io parto dalla domanda di oggi, poi è chiaro che parleremo un po' del Napoli in sì. generale, però oggi abbiamo fatto un focus sul centrocampo. Com'è il centrocampo sì. del Napoli? Quest'anno ha trovato non solo in Lobotka il vero ispiratore, ma sicuramente con Zielinski, con Anguissa, ma anche con Elmas, è un centrocampo interessante e importante. Ma ha detto tutto lei, perché in effetti ha trovato l'uomo giusto, l'uomo che in effetti fa da coordinatore, Lobotka che è punto di riferimento sia per quanto riguarda la difesa sia per quanto riguarda gli attaccanti, quindi è un uomo, diciamo, è la boa del centrocampo, e quindi è quello che ispira, è quello che ha detto i tempi, e quindi è tutte le azioni semmai passano e la sua passano proprio per questo giocatore. È il classico giocatore che tutti quanti vorrebbero, perché è un punto di riferimento che è difficile da trovare, perché è un giocatore che fa le cose semplici, anzi le rende semplici innanzitutto, quindi per il suo modo di giocare, ed è un punto di riferimento per tutti quanti, come dicevo prima, sia per i difensori che lo trovano all'appuntamento, sia per gli attaccanti, e questa è una delle forze del Napoli. Bene, bello questa definizione. Pronto? Che ci ha dato. Allora, Francesco Rabona, una bella domanda per mister. Pronto? Alessandro. Sì, la sentiamo noi, mister. Ci sente? Adesso la sento, sì, la okay, sento. Ok, allora un attimo le faccio fare una domanda da Francesco Rabona. Vai Franci, mister, vai. Sì. Buonasera. Il Napoli, buonasera. Il Champions, dove potrebbe arrivare?
Partiamo Napoli subito con la Champions. Dove può arrivare questo Napoli? Dove può arrivare? Ma io diciamo che il Napoli, come vogliamo parlare di squadra di rivelazione, io penso di no. Penso che il Napoli... Pronto? Mi senti? Sì, sentiamo, mister, la sentiamo. Prego. Pensa che il Napoli ha dimostrato che nel campionato italiano non abbia rivali. Quindi è una squadra che potrei dire completa. E poi è la matematica che ce lo dice, gol fatti, gol subiti. Quindi è una squadra che è propensa a giocare in avanti, quindi ispira da gioia, perché lei sa quando si offende e si va a concludere, in effetti si gioisce di più. Quindi è una squadra che non dà mai la possibilità all'avversario di contrattaccare, anzi quelle poche volte, avendo più spazi, si rende ancora più pericolosi. Quindi è una squadra da un gioco offensivo visto negli ultimi tempi poche volte. Infatti poi le cifre lo dicono. Vediamo il nostro attaccante che è al massimo dei livelli, come col fatti, e quindi lo stesso gli altri. E come dicevo prima, le squadre è un po' come la fai gol, non li prendi, sei lassù, e il Napoli è questo. Poi è spettacolare, ripeto, è spettacolare perché non accetta diciamo il gioco dell'avversario. Diciamo che riesce ad esprimere e ad avere una forza nelle sue possibilità, crede nel suo gioco, quindi ha giocatori, anzi quando gli avversari si scoprono, pochi più vengono, sono ancora più diciamo così più letali, forti nella fase offensiva, certo. Hanno più spazi. Assolutamente. La sentiamo, mister, la sentiamo. Allora, la sentiamo, mister. Io non la sento bene. Niente, allora regia, aiutaci un poco a far sentire il mister, perché credo che lui abbia un ritorno a tratti. E non la sento. Ci sente adesso? Pronto? Niente, c'è qualche problema. Mister, ci sente? E adesso la sento bene. Adesso sì. Allora, bacio Terracino, mister bacio Terracino, domanda a mister Nedi, dai. Allora, prima di tutto lo saluto e lo abbraccio forte. Io voglio solo dire che col mister ho iniziato a fare l'allenatore. Ah, che bello. Abbiamo iniziato, mi ha portato, io ero un ragazzo, avevo smesso da poco di giocare a calcio e mi ha portato a Posillipo ho allenato insieme a lui un grandissimo calciatore, Floro Flores. Ah, il grande Floro. Il grande Floro. Uno dei tanti che il mister Floro ha allenato. Grande Floro. Al mister faccio una domanda strana, particolare. Il portiere del Napoli. Ah, mister, sì, come lo vedi? Un giudizio, una scheda tecnica? Possibile. Guarda, senti Mauro, non è facile parlare di portieri quando mi stai a sentire? Sì, quando stiamo una sentendo, squadra vai. Gioca in offensiva e viene chiamato in causa ogni 2-3 volte, vuol dire che ha delle grandi capacità, perché una cosa è un portiere quando viene quando è impegnato continuamente, è una cosa invece quando quelle poche volte, sai, e viene impegnato, quindi non è fai. Lui sta dimostrando, va bene, capacità, perché non è il solito portiere che va in campo e quindi ed entra nel pieno del vivo del gioco perché viene impegnato costantemente. No, ci vuole ancora più grande forza, va bene, per far sì che i momenti opportuni riesce a fare bene, e quindi ha dei meriti. Perché per un portiere, sai, mettersi in mossa, essere impegnato continuamente è più facile, avrà più continuità, mentre quelle poche volte, perché il Napoli in effetti non dà agio agli avversari di offendere, però quelle poche volte lui si trova sempre nella giusta posizione e quindi riesce a fare, sai, essere freddo e non essere diciamo così molte volte impegnato, essere riscaldato non è facile e non entrare il vivo del gioco, invece lui ha queste capacità.
quindi beh, quella freddezza è puntuale a, diciamo così, il momento che deve disimpegnarsi. Questo, allora, questa è la caratteristica dei grandi portieri, vuol dire che è un grande portiere, perché questa che mi hai raccontato è una scheda tecnica solo dei grandi portieri. Eh sì, ma sai che succede? Noi vediamo molte volte alcuni portieri fare le grandi impegna, però le vanno 2, 3, 4, 5 tiri, quindi, e poi semmai non si va a vedere semmai l'errore che ha commesso il potere. Invece quando sei impegnato una sola volta, due, tu logicamente ti trovi pronto, è preparato e salvi, e più di volta salvato vuol dire che sei grande, quindi non che ha delle grosse qualità. Quindi un po' merito di tutti quanti, che in effetti non fanno arrivare gli avversari a calciare, ma merito anche del portiere, che quella volta che viene impegnato, certo, riesce a fare bene, quindi non è facile. Mister, un'ultimissima prima di salutarla, vorrei sapere cosa ne pensa di Spalletti. È riuscito in Io non sono abituato a fare critica agli allenatori. Io lo chiamo un ragionamento. Spallone, perché ha avuto la forza e la capacità, e questo anche merito, diciamo, quando si vince un campionato non è solo merito degli allenatori, vanno divise sia per chi ha segnalato i calciatori, subentra un poco quello che si suol dire la società, presidente, direttore e allenatore. E Spalletti ha avuto la capacità di puntare e di creare un gioco e credere in certi giocatori, non c'è niente da fare, anche quando qualche giocatore era diciamo così criticato, lui invece no, ha dato molta fiducia e ha fatto sì che in effetti che poi ecco, i risultati sono venuti, quindi la coesione, l'amalgama, l'interesse ha fatto sì che anche diciamo coloro i quali sono stati impegnati poche volte hanno dato il massimo, e questo è merito dell'allenatore. Quindi non solo diciamo di aver dato fiducia a chi gioca, ma anche a chi è stato fuori dal campo, fare in modo che questi si trovassero pronti al momento opportuno. Noi l'abbiamo visto con più volte Simeone e con tantissimi altri calciatori che al momento opportuno hanno fatto bene. Pronto? Un'ultima, sì, mister, no, voglio sapere, oltre Floro Flores, chi è mister che ha scoperto? Dai. Solo 5 nomi di calciatori che hai lanciato, ti sono passati per le mani. Io sono stato nel Napoli 5 anni, quindi il periodo di Bianchi, quando Bianchi faceva il direttore. Direttore sportivo, sì. Quindi con me ha avuto gli allievi nazionali, e 7 undicesimi hanno giocato in Serie A. Per esempio ha giocato Coppola in Serie A, ha giocato Malafronte, Troise, Longo, che andò, diciamo, 6-7 undicesimi ragazzi Dabice. Sono arrivati in Serie A, quindi sì. Dabice non pure, è... no. Come? Dabice era libero, La Dabice non è arrivata, Dabice la montagna era difensore e centrale via. Invece io tenevo Longo centrocampista, poi tenevo Troise, Malafronte, Ciccio Troise, quindi cioè, questi qui no, sono arrivati, Malafronte ha giocato anche col Napoli in Serie A. Troise, ok. Perfetto, mister, grazie per la sua telefonata, la prossima. Grazie. L'ultima che voglio dire, il mister se l'è cresciuto come un figlio a Gennaro Tutino. Ah! Lui se l'è, perché Gennaro, quando lui lavorava... Questo dov'è Gennaro Tutino? A Palermo. Lui se l'è cresciuto quando il mister era, diciamo, presidente della Juve Domizia. Se l'è cresciuto come un figlio. Bravo, dai, gli ha dato tutte le direttive che poteva. Complimenti. Grazie mister, alla prossima. Scuola, ciao quindi. Mister, a presto. Grazie mille. A lei. Allora, buona ragazzi, serata. Noi dobbiamo correre in pubblicità perché abbiamo sforato, però subito dopo vi faccio vedere il volantino degli Ultra che ci è arrivato. Ringrazio anche i nostri tifosi che sono bellissimi perché ci mandano tutto. Ci annunciano tutto, è Biagio da Cerreto Sannita, ma sta già girando sui social. Allora lo vediamo fra un attimo, andiamo in pubblicità e torniamo. Mercoledì, quindi adesso ci fermeremo alle 17:10 per poi dare spazio a Fortuna Autiero con Top Player. Apriamo le linee, ma vi prego di essere proprio telegrafici, cioè
ci date giusto la battuta sul centrocampo, poi andiamo avanti con l'aiuto di Davide, però vi voglio far vedere lo striscione, eccolo qua, lo stiamo vedendo, sempre firmato da gruppo Napoli Siamo Noi, ma la cosa importante è il volantino che anche in regia abbiamo, è chiaro non sarà molto leggibile, ve lo provo a leggere io, ci troviamo ancora una volta soli a difendere e ad aiutare concretamente la nostra città, al di là dello squallido teatrino andato in onda dopo Napoli-Francoforte in prefettura e sui giornali con la partecipazione di un presidente con deliri di onnipotenza e un questore, prefetto e sindaco che in evidente stato di imbarazzo non hanno fatto altro che accusare altri dei loro errori. Resta un dato, nessuno di loro si è impegnato nel supportare i commercianti di Piazza del Gesù danneggiati proprio dalla loro indifferenza e dall'inefficienza. Ci pensiamo ancora una volta noi ultra, perché quando diciamo Napoli siamo noi non è uno slogan vuoto, pertanto invitiamo tutti i tifosi del Napoli e di Napoli venerdì 24 marzo dalle ore 20 a comprare una bibita presso quei bar a cui è stato arrecato danno. Ci troverete là, nel cuore della nostra città, a fare qualcosa di concreto. Le chiacchiere, i giudizi e le volgarità le lasciamo agli altri. Napoli siamo noi. Bello, no? Sicuramente un atto di fede, tra virgolette, un atto importante. Mi dispiace sentire colpe verso i giornalisti. Io spero che siano verso alcuni giornalisti, perché insomma non è sempre poi... pochi, lo posso... No, noi abbiamo raccontato tutto, siamo stati qua, voglio dire, siamo stati qui a raccontarlo, c'eravate sono anche voi. Sono stati inadeguati. L'abbiamo detto, ci sono state gravi. Poi è inutile fare la conferenza stampa il giorno successivo. Gravi, sì. Con grossi danni, però la colpa viene dall'alto. Certo, dall'alto, l'abbiamo detto, dall'interno. Ci sono delle grosse problematiche, grosse responsabilità. Allora, abbiamo una telefonata, la facciamo, poi leggo ancora un po' di messaggi. Pronto? Direttore. Buonasera Antonio. Da Francesco. Francesco, saluto al mister. Sì. Direttore, ho fatto un bel comunicato gli ultra. Speriamo che il presidente li ascolta questa volta. Non vede le farfalle, vede le farfalle. Diretto, cosa vi ha impressionato del centrocampo del Napoli? Tutte le canzoni... Non c'ho tempo oggi. A chi vuoi sentire? Elmas. Dai, fammi sentire Elmas. Lo botto, una sola. Elmas, voglio sentire Elmas. Io voglio dire che Elmas è un grandissimo calciatore, però spalletto, una volta lo metto di qua, una volta ti metto di là. Allora, si sentite la c'è da spostare Elmas, va bene? C'è da spostare Elmas. Elmas di qua, devi metterlo là, poi lo metti di qua, poi lo metti di là. A centrocampo, sì. In attacco, sì. Elmas di qua, Elmas di là, devi metterlo qua a centrocampo. Chi era? Sì, chi era attacco, Marco Lorenzo Salvi? Sì. Come si chiamava? Enzo Salvi. Francesco Salvi. La presentò a Sanremo, così. Francesco, il fatto del gelato, ti ricordi? Ma il gelato in Turchia, ha detto dobbiamo rimettere il video del gelato in Turchia. Ora lo facciamo pure a Milano. Perché ha portato bene. Sì, la regia adesso lo deve ritrovare. Diretto, lo deve ritrovare. L'ultima cosa. Sì, vai. Diretto. Ma volevo dire che voglio dire a quei giornalisti del Nord che dici che il Napoli è favorito. Per il Napoli la Champions League è uno spizzietto. A noi ci interessa lo scudetto. La Champions League la devono vincere le squadre del Nord che sono abituate. Ma vediamo chi la vince, però il Napoli non è che è favorito, il Napoli non c'è esperienza in Champions League, i favoriti sono loro, devono fare loro le giocate che fa il Napoli. Certo. No, ma hai ragione, Che è il favorito, hai capito che hanno fatto loro? Vabbè, Antonio, ho poco spazio oggi, dai, parliamo domani e dopodomani.
c'ho poco spazio. Stata facendo sotto una orta. Grazie a te, grazie, un bacio. Ci sentiamo in queste ore. Allora, ragazzi, c'è Antonio da Carinola, buon pomeriggio. Un saluto a Francesco e al mister. Io l'ho sempre detto nella vostra trasmissione, ci sono sempre state persone competenti sia del giornalismo e, come lo spiegate bene, le notizie. Viva Club Napoli. Comunque, ditemi quante partite mancano, non vedo l'ora che inizia il campionato. Ragazzi, il Napoli ci vogliono ancora 15 giorni, insomma al 2 di aprile ci vogliono 12 giorni, quanti sono? Allora, buonasera Francesco, sono Enzo da Pompei. Quest'anno mi ha impressionato tutto il Napoli, in primis l'attacco, poi la difesa, poi parlando del centrocampo, già avevamo Lobotka che era forte, poi Anguissà, abbiamo rinforzato tutto. Poi volevo sapere da voi, ma Oliveira può essere un calciatore del Napoli? Perché ho avuto una discussione con un tifoso dicendo che non è, lo vedo da Napoli. No, vabbè ragazzi, Oliveira è il futuro del futuro, Napoli, ragazzi. Cioè, io lo dico, io che sono un amante del gioco di Mario Rui e che quest'anno io ho difeso Mario Rui a spada tratta. Come l'hai visto che... Oliveira? Come l'hai visto, no, Oliveira ha giocato un'ottima partita, ecco, finalmente è andato anche a crossare, a sovrapporsi, cosa che fa più Mario Rui, no? Ma ragazzi, Oliveira è il futuro di questo Napoli. Fra i ragazzi hanno bisogno di fiducia e di continuità, soprattutto in alcuni ruoli, come terzino, come l'attaccante esterno. Allora, è la punta centrale, è il play. Sono 4-5 ruoli che hanno bisogno di fiducia e di continuità per potersi esprimere al 100%. Lo so. Allora, altra telefonata, pronto? È pronto, buonasera. Ciao Rosario. Ciao Francesco, un saluto al mister. Ciao. Ma a chi hai salutato? Francesco Molano o Francesco Rabbola? A te anche dopo. Francesco 2, io Francesco lo saluto tutti i giorni. Lo so. Allora, parliamo del centrocampo, Rosi, che c'ho pochi minuti. Dai che arriva Fortuna con la sua trasmissione. Il centrocampo, voto 10, impressionati tutti, migliorati soprattutto tutti. Vorrei fare una domanda al mister. Sì, vai. Siccome ovviamente il 99,99% sono andati tutti quanti via dalle nazionali, giusto? Sì. E sono rimasti in pochi e quasi non sono titolari, a parte Mario Rui, se non erro pure Raspadori, però è ancora infortunato. Vabbè, Raspadori ancora infortunato. Tornando dalle nazionali, con il Milan, soprattutto in campionato, che oramai l'abbiamo vinto, io lo sto dicendo da mesi, è possibile vedere chi sta meglio e farlo giocare con il Milan, oppure rimettere un'altra volta la propria formazione, perché dopo, se non erro, il mercoledì giochiamo in Champions sempre con il Milan. Vi saluto, ciao Francesco 2, ciao Francesco 1. Ciao, grazie sempre, lo sa. Ti rispondo, mister, allora, secondo me Spalletti continuerà, perché questa cosa l'ho pensata tanto in questi giorni, però continuerà a far giocare i titolarissimi. Sì, vabbè, per quale motivo? Ti do la motivazione per tenerli allenati, proprio perché ormai il Napoli, quando fa la partita, è come se facesse un allenamento, io noto. E questi calciatori che non escono mai, vuol dire che l'allenatore crede nella gara come una situazione di allenamento. E vedremo quasi sempre gli stessi. Non farà il turnover di 5-6 calciatori tutti insieme. Quello è esatto. Sì, ma non perché gli altri non sono all'altezza. Io non credo che lui pensi al risultato, perché lui crede pure in quegli uomini. Lui pensa che questi calciatori devono giocare per mantenere lo standard, per mantenere la forma, non perché gli altri non siano all'altezza, ok? Però mister, ci sono due partite, poi ritorniamo al telefono. Lecce e Verona. Lecce prima di Pasqua, si giocherà di venerdì, quindi poi ci sarà tempo anche per preparare mentalmente la partita con il Milan in Champions, e poi c'è il Verona, che diciamo sono due squadre. Lecce è scorbutico, anche il Verona non è una squadra facile da affrontare, andremo in trasferta, però ecco, lì
due, tre giocatori che potrebbero entrare dal primo minuto e poi avere gli altri cinque da cambiare. Per esempio, faccio un esempio, Raspadori sta bene a Verona, può fare il titolare, per esempio, no. Dico, per esempio. A prescindere che quando si viene da un infortunio... No, ho detto così, Non farà il titolare. Allora ti faccio un altro nome, Dombele al posto di Anguissà a Verona, al primo posto minuto. Di Zielinski, al posto di Zielinski lo può fare. Lo può fare perché... Elmas, ecco, Elmas titolare. Se dovessimo arrivare lontano con la Champions, serve tanta forza e Dombele ci garantisce la forza, perché nelle finali, nelle partite secche... Esperienza pura, No, ma la prima cosa è non prenderle. Tu la prima cosa non devi prendere gol. E specialmente se vai a giocare fuori casa e riesci a non prendere gol. Franci, sono risultati importantissimi. Allora un giocatore di gamba, di forza, può essere solo di aiuto. Comunque Spalletti ha grande fiducia sia nei confronti... diciamo che non era facile, non era difficile prevedere, perché Dombele è un calciatore di livello internazionale, lo sta giocando perché loro puntano a vendere a Cedra Zielinski. Allora, però lui ha speso molte parole positive sia nei confronti di Dombele e sia nei confronti di Gaetano. Non so se ci avete fatto caso nelle ultime interviste. Perciò io credo che la coppia dell'anno prossimo sarà Dombele Gaetano, primo e secondo. Tu dici che Dombele rimane? Io non credo, Napoli non lo riscatta a 30. Se scende il prezzo, forse. Sicuramente. Andiamo al telefono, pronto? Buon pomeriggio. Ciao Mimmo, buon pomeriggio. Intanto, mamma mia, è un bel che fuori che non in casa. Ho sbagliato io, Carmine, bravo ragazzi, come sono belli i nostri tifosi. Carmine, hai ragione, c'è prima il Lecce fuori casa e poi si va cioè giochiamo in casa con il Verona e fuori casa con il Lecce. Vai Mimmo, vai, ti prego di essere breve perché ho tempi rapidissimi, vai. Per l'amor del cielo, però fammi fare un appello ai 10-12 che chiamano tutti i giorni. Date spazio anche a qualche giorno. Saltate qualche puntata, è un mese che non riesco a parlare. Hai ragione, dai. Sono esattamente 12 tutti uguali, tutti i giorni gli stessi. Però, ma loro sono quelli bravi che devono chiamare sempre, lo sai, Mimmo. Lo dico con molta amicizia. Con affetto, lo so. Allora, vai Mimmo, vai. Volevo io sottolineare che finché la matematica non gli dirà, alla luce delle 5 sostituzioni, che non sono poche, finché la matematica non gli dirà che quella cosa lì è stata, non lo farà. Lo farà sì nella misura di 2 calciatori. Soprattutto, come diceva il mister, all Elmas o Dombele al posto di Zielinski, lì al centrocampo che tu citavi. E Politano, Lozano per quanto riguarda la fascia destra. Tutt'al più, e l'altro è Mario Rui Oliveira, in ragione dell'altezza, sulle palle da ferma, perché Osimhen non va giudicato, anche e soprattutto, l'abbiamo visto a Roma con la Roma, sui numeri dei calciatori che sono in grado, sulle palle da fermo, di sviluppare il colpo di testa ed eliminare il pericolo. E Osimhen fu determinante a Roma non tanto per il gol fatto, ma soprattutto per tutti i calci d'angolo e le punizioni che lui sistematicamente in mezzo all'area le prese quasi tutte lui. Quindi dire, perché è la fase di non potenza, Osimhen la fa e come se la fa. Detto questo, il resto rimangono nella logica che Spalletti vede, praticamente non vuole perdere nessuna misura tra i calciatori rispetto a questo equilibrio che ha creato, perché la posizione di Lobotka diventa determinante in ragione della presenza di Anguissà. Ricordiamoci che Anguissà sta affrontando un momento delicatissimo dovuto a non è il passo per la fase di non possesso, nel senso che se si trova sulla tre quarti trova difficoltà di inseguire e recuperare la posizione.
Questo implica che un giocatore come Lobotka non può stare ai limiti dell'area, ma deve stare davanti a Hakimi e a Krakmani e non si deve muovere da quella posizione, perché altrimenti l'elastico a centrocampo non si può fare più, considerando che anche Zielinski non la fa la fase, la fa molto relativa la fase, perché non è un recupero palloni. Zielinski, se perde la palla, molto probabilmente, certo, quasi sempre si ferma a centrocampo. Quindi certo, questa analisi Spalletti l'ha ben chiara, tutte queste situazioni dei suoi calciatori, e ha creato uno schema che è come quando vai al ristorante, chiedi un menù e paradossalmente dice: se io accoppio quel dolce rispetto a quella, è uguale, come se fosse un menù. Sì, è chiaro. Quindi questo sarà l'ultima cosa, fammela dire, relativamente alla Champions. Io ho desiderato tanto una squadra come il Milan, e non voglio essere polemico, ma l'UEFA nelle coppe europee dà disposizione alla classe arbitrale di, visto che è qualcosa che loro vendono questo prodotto in tutto il mondo, dà disposizione che gli arbitri, a prescindere dal nome della squadra, fanno spettacolo. Il Napoli, se noi ci riflettiamo, tutte le partite di Coppa e dei Campioni ha preso, le squadre avversarie hanno preso 4 squalifiche, 4 e la bellezza di 13 cartellini gialli. Ah sì, sui non era successo gialli, nella sì, storia. Sì, cosa sì, che no, non succede in Italia, perché la banda Mazzoleri imperversa spietatamente da 12 mamma anni. Mamma mia, che vergogna, che vergogna. Mimmo, grazie, perché veramente grazie i tempi sono... Grazie a voi e un saluto forte a tutti voi. Grazie di cuore. Allora, scusatemi, ma non chiamateci sul numero dei WhatsApp, perché non vi possiamo rispondere. Scriveteci un messaggio. Lo so che le linee sono sempre occupate, siamo tanti, però abbiamo tante puntate, quindi non vi preoccupate. Allora, voglio ringraziare tutti quelli che ci stanno mandando quello striscione, fallo rivedere un attimo, Davide, anche se l'ho letto e abbiamo letto il diciamo una sorta di volantino. Allora, il centrocampo è un mix il centrocampo è mix assemblato alla grande, il capolavoro l'ha fatto Giuntoli, questo era Sabatino da San Valentino Torio. Poi ragazzi, volevo dire, se il Napoli vince lo scudetto 6-7 gare prima, non c'è la preoccupazione che il Napoli possa staccare la spina per giocare in Champions? Ma non credo, non si sa. No, allora no lo striscione. Togli cortesemente lo striscione, Davide, cortesemente togli questo striscione, perché è uno striscione anche abbastanza un po' bruttino questo qui. Non mi convince, voglio vedere il volantino che ti ho mandato prima. Il volantino, facciamolo vedere ai tifosi, perché lo abbiamo letto, il volantino, e abbiamo letto tutto quello che volevano dire gli ultra, quindi questo è fondamentale, perché supportiamo la loro idea. È chiaro che non siamo d'accordo poi sulle critiche aspre a tifosi e quant'altro, e quindi ringrazio tutti gli amici che ci hanno mandato il volantino e che ci stanno segnalando di questa cosa. L'abbiamo anche letto. Davide, ce l'hai? Per favore, se ce lo fate vedere un attimo il volantino, vi ringrazio. Ok, eccolo qua, bravo. Teniamolo 10 secondi ancora in onda. Allora, si può staccare la spina? C'è il rischio che dopo, se vinci, tra virgolette, tra la Salernitana, però mancheranno 5 partite, ragazzi. Campionato poi, noi no, che ce ne frega poi. Infatti. Se dobbiamo puntare alla Champions, a me non me ne frega più di fare i record dei punti. Anche se io sono convinto che il Napoli voglia fare il record dei punti. Sì, Spalletti penso che vuole puntare, è ambizioso, io lo vedo una persona molto molto ambiziosa, è uno che a Napoli vorrà lasciare il segno, perché ha capito l'importanza, perché lui, vivendo ora questa città, vede come noi napoletani portiamo Maradona ormai come un santo, no? Allora lui gli dice: se io riesco a fare anche qualcosa di più con i risultati, non è detto che anche io possa credo avere... che lui vorrà raggiungere qualche record pure, eh?
Ma i record già allora, li sta raggiungendo. Però decidiamoci. Allora, o puntiamo sulla Champions o facciamo i record. Io credo che tutte e due le cose diventa difficilissimo. La squadra anche con qualche cambio riuscirà a vincere comunque le partite, perché sì, lui può entrare per esempio su un Gaetano e gli dirà giocati le tue carte. Avrà le motivazioni, le parole giuste per caricare chi giocherà in quelle partite. Francesco, ma lui non è che non fa giocare il Gaetano o l'altro per demerito. Lui non vuole, secondo me, dettagli anche dai preparatori atletici che devono giocare questi calciatori, perché la loro condizione migliora giocando. Non è una questione di non voler dare spazio perché dobbiamo vincerle tutte, no. È per farli trovare pronti per arrivare lontano. Bravo, quello è. Lo sai quando è che potremmo vedere dei turnover? Quando giochiamo ogni 3 giorni. Allora lì diventa quasi fisiologico i cambi. Diventa quasi fisiologico, ma fin quando c'è una settimana di distanza da una gara all'altra, lui farà giocare i titolarissimi. Ma non, ripeto, non per demerito degli altri, è per tenere... Sì, per tenere alto la concentrazione. Allora, regia, mi dite se c'è un'ultima telefonata, poi dobbiamo chiudere perché vediamo tutto il mercato web, poi c'è Top Player col Fortunautiero. Vi ricordo che stasera non c'è Club Napoli Night, torniamo con Club Napoli News domani alle 15.30. Allora, c'è l'ultima telefonata, pronto? Pronto, buonasera direttore. Ciao Vincenzo. Allora, io penso che il Napoli può fare tutte e due cose. Cioè, sì, vai, quanti più punti possibile, battendo il record dei punti. E poi, diretto, io ci credo, quando ho detto che la prima volta che passavamo il turno col Francoforte, io ci ho creduto. E poi io vi dico, il Napoli farà il record dei punti, e il Napoli se la giocherà alla grande con la Champions, con il Milan. Perché il Napoli è una scheda di battaglia, proprio perché non ha pressione di vincere questa cosa, può superare anche il Milan e in finale. Io lo dico già da testo. Il Napoli può andare molto lontano. Questo Milan è imbattibile. È imbattibile, ok. No, perché se è imbattibile... Non abbiamo roba per... No, dai, ci dobbiamo andare. Per questo noi la buttiamo fuori il Milan. Certo, è la nostra speranza, amico mio. Vincenzo, grazie. Grazie, capito, direttore? Dimmi. Direttore, non la sento bene. Dico grazie, ti salutavo, grazie. No, non lo sentiamo, ragazzi, Vincenzo. Vabbè, ciao, comunque Vincenzo, è chiaro. Allora, regia, abbiamo veramente 2 minuti prima di chiudere perché, ripeto, c'è fortuna, dovrebbe esserci collegato il mister Luca Cavallo. Vediamo se c'è. Allora, mister, ci sei? Sì, mi vedete? Eccoti qua, noi non ti vediamo ancora, però ci sei, ti sentiamo bene. Allora... Mister, stavamo parlando di questo centrocampo del Napoli. Qual è il segreto di questo centrocampo? Solo Lobotka o è tutto il gruppo? Io non parlerei solo del centrocampo, parlerei della squadra. Il segreto del Napoli, della squadra, e soprattutto è Spalletti per il gruppo che ha creato. È stato veramente bravo, è un gruppo importante. Francamente è una delle poche squadre che mi divertire a vederle giocare, quindi complimenti al Napoli. Bene, allora Francesco Rabona, al volo una domanda, ti prego, che abbiamo veramente tempi rapidissimi. Mister, un giudizio su Gaetano, cosa ne pensi? Gaetano, mi piace la sua personalità, è stato già di essere... Quindi questa è una qualità molto importante per un giovane, soprattutto quando riesce a fare la squadra, che secondo me avere personalità e coraggio a questo livello lì fa la differenza. Credo che abbia ricevuto anche una telefonata, ragazzi. Oggi è proprio... oggi non riusciamo con i collegamenti. Vabbè, dai, sono il bello della diretta. C'è ancora, mister?
ci sono, sì. Ah, ok, vai. Stavamo parlando di Gaetano. Ma che futuro ha sto ragazzo, mister? Beh, il futuro... Ho imparato in questi anni qua da un mister che mi ha fatto la domanda: Luca, quando è che sai quando è pronto un giocatore, quando può giocare in Serie A o una categoria importante? Francamente ho tentennato, ho aspettato la sua risposta, lui mi ha detto quando ci gioca, perché prima è impossibile saperlo. Quindi certo, il futuro certo di Gaetano in questo momento sta dimostrando di poter giocare in Serie A e non solo. Quindi certo, deve stare solo a dare continuità e soprattutto è importante, non conoscendolo, che mentalmente sia veramente forte. Chiaro. Allora, io devo ringraziare mister Cavallo, lo salutiamo, grazie, ci sentiamo con più calma nei prossimi appuntamenti. Ragazzi, siamo in velocità. Grazie a voi, buona grazie serata. Grazie mister, alla grazie prossima. Mister. Grazie ciao a Francesco Rabona, grazie a mister Mauro Bacio Terracino. Ci rivediamo la prossima settimana anche con voi. Allora, solo un po' di tutto mercato web con tutte le notizie dalla nazionale, poi arriva Fortuna Autiero con Top Player e allora a domani con Club Napoli News. Ciao a tutti, grazie e buona serata.